Dal Vangelo secondo Luca. In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa, in una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino sussultò nel suo grembo. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo. A che cosa devo che la madre del mio Signore venga da me? Ecco, appena il tuo saluto è giunto ai miei orecchi, il bambino ha sussultato di gioia nel mio grembo. E beata colei che ha creduto nell'adempimento di ciò che il Signore le ha detto». Allora Maria disse: «L'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto per me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia per quelli che lo temono. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore. Ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili, ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote, ha soccorso Israele, suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come aveva detto ai nostri padri, per Abramo e la sua discendenza, per sempre». Maria rimase con lei circa 3 mesi, poi tornò a casa sua. Parola del Signore. Fratelli e sorelle, buona solennità dell'Assunzione di Maria. Quest'anno la grazia è, viviamo la grazia che coincida con la domenica, quindi ci affidiamo alla Madonna. Ti direi questo: l'Assunzione, due cose. La prima è, dice, vita alta. Questo lo chiediamo alla Madonna, vita alta. Se ricordi, da qualche domenica abbiamo un po' lavorato su questo, dalle cose allo sposo, vita alta. L'altra piccola cosa, direi questo, fratelli e sorelle, non scindere mai 15 agosto, 8 dicembre. Assunzione di Maria e Maria Immacolata, concepita Immacolata. Infatti, la Chiesa, tu ascolterai nella Santa Messa, la preghiera di colletta della domenica, perché ti faccio notare che la Chiesa cambia le letture, al sabato legge alcuni brani, alla domenica altre, dire l'abbondanza della parola di Dio per comprendere la solennità. Nella colletta di domenica, Chiesa prega così, in maniera molto sapiente: Dio onnipotente ed eterno, che hai innalzato alla gloria del cielo, in corpo e anima, l'Immacolata Vergine Maria. Centro, l'Immacolata Vergine Maria. Fratelli e sorelle,
tenere vita alta e subito vedremo, per vivere in modo biblico la morte e il passaggio all'altra vita, alla vita eterna, non si può disgiungere il fatto dell'immacolata, l'essere privi di peccato, lontani dal peccato, liberi da peccato. Tienilo, fratelli e sorelle, ti indicherei nell'abbondanza della parola di Dio 1 Corinzi, è la seconda lettura della messa vespertina nella vigilia. Paolo, prima lettera ai Corinzi, la Chiesa legge il capitolo 15, che se vuoi, vai a vedere, è il capitolo in cui Paolo mette al centro Gesù è risorto e argomenta questo, la risurrezione di Gesù. Quindi la risurrezione dei morti, Gesù è risorto, quindi i morti risorgono, quindi, attenzione fratelli e sorelle, la vittoria sulla morte. Senti Paolo, quando questo corpo corruttibile, si sarà vestito di incorruttibilità e questo corpo mortale si sarà vestito di immortalità. Senti Paolo, allora si compirà la parola della Scrittura. La morte è stata ingoiata nella vittoria. Paolo, che qui tra l'altro sembra quasi farsi beffe della morte. Dov'è, o morte, la tua vittoria? Ti consiglio, se vuoi, nella tua lettura di parole di Dio, Paolo qui ha anche in mente il profeta Isaia. Vai a vedere, capitolo 25, queste bellissime parole di Isaia. Eliminerà la morte per sempre. Il Signore Dio asciugherà le lacrime su ogni volto. Bellissima questa espressione. Paolo riprende questo. Dov'è, o morte, la tua vittoria? Poi, e qui vedi la grandezza di Paolo ispirato da Dio. Attenzione, dov'è, o morte, il tuo pungiglione? Ti indico, capitolo 15, versetto 56, lo imparerei a memoria, prova a rifletterlo. Il pungiglione della morte è il peccato. Questo è molto interessante. Te lo lascio e Paolo, come ti posso dire, pensa alla morte. Lui aveva in mente lo scorpione che ha il pungiglione nella coda. Se ti viene più comodo, pensa anche al calabrone. Pungiglione. Il pungiglione della morte è il peccato. Tu mi dici, oggi come mai parliamo di morte? Attenzione, fratelli e sorelle. Nella Bibbia il concetto di morte è sempre superato, grazie a Gesù che risorge dai morti, dal concetto di incontro. Se tu ci pensi, può esserti capitato, può capitare, no? Di pensare alla morte, di sentire parlare della morte. Rispetto alla morte, fratelli e sorelle, poi ognuno di noi ha anche un suo approccio, perché ci può essere chi dice, ma guarda, io non ci penso. Oppure, guarda, secondo me di là non c'è niente. Oppure, io sto iniziando a pensarci, ho paura. Cioè, ci sono tanti approcci alla morte. La Bibbia, fratelli e sorelle, no, e infatti Paolo, il pungiglione della morte è il peccato. Se la vita è alta, se il peccato è lontano da noi, se siamo puri, umili, insomma, se il peccato è lontano da noi, la morte non fa paura. Anzi, diventa sempre più chiaro in noi che è il momento dell'incontro, dalle cose allo sposo, l'incontro con lo sposo.
Questo, fratelli e sorelle, te lo lascio, perché Paolo su questo insiste molto, infatti prosegue, e la forza del peccato è la legge, cioè quando mi capitasse di dire, guarda, io uccidere non ho ucciso, rubare non ho rubato, mi sento, io non ho niente da rimproverare. La forza del peccato è la legge, il sentirsi giusti, a posto. Lì non si supera il peccato, e il peccato poi è il pungiglione della morte. E lì può nascere paura, inquietudine, ansia, chissà cosa ci sarà, il più tardi possibile, ah, non ci penso, non farmi pensare. Godiamo di questa vita, lascia, mangiamo e beviamo, stai. Questo, fratelli e sorelle, sono tutte reazioni al sentimento verso la morte che dicono una vita ancora bassa, non una vita alta. Siano rese grazie a Dio, Paolo, che ci dà la vittoria per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo. Fratelli e sorelle, direi, non dimentichiamo mai, questo, il nostro approccio alla morte è dovuto molto alla nostra vita o alta o bassa. Questo è indisgiungibile per la Bibbia. Il peccato, la morte punge con il peccato. Ecco perché vita qui e vita eterna sono indisgiungibili, eticamente, moralmente. È la nostra morale che fa tra questa vita e l'altra vita. Mi permetti, sceglierei anche il Vangelo invece che sentirai la domenica. Paolo lo leggi il sabato, il Vangelo della domenica. Tu mi chiederai, beh, lo conosci, primo capitolo di Luca, Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa. Dove era Elisabetta? E l'incontro tra Maria ed Elisabetta. Tu mi potresti chiedere come mai la Chiesa legge questo? Cosa c'entra con l'assunzione in corpo e anima di Maria alla fine della sua vita? E fratelli e sorelle, direi tra i tante possibili letture, ti direi questo, la vita alta. La vita alta che diventa vita chiara. Ti do questa piccola chiave interpretativa su Luca 1, poi te lo leggi, lo conosci molto bene. Se noti, ci sono quattro protagonisti nel brano: Maria, Elisabetta, i due bimbi, Giovanni Battista e Gesù. Ti direi questo, però il vero grande protagonista, e ti indico, vai a vedere, il versetto 42-43. Dice, attenzione, non appena la voce del tuo saluto è giunta ai miei orecchi, Elisabetta che parla, il bambino ha sussultato nel grembo. Tieni conto, Elisabetta, Luca dice, fu colmata di Spirito Santo. Ti darei questa piccola chiave interpretativa, vedila tu, il protagonista del brano, fratelli e sorelle, è lo Spirito Santo. Tra Maria, Elisabetta, il figlio e Giovanni Battista, il grande protagonista è lo Spirito Santo. Infatti, versetto 43, Elisabetta dirà: bella, a che cosa devo? Attenzione, non dice che mia cugina e il suo bimbo vengano, no, a che cosa devo? Grande, che la madre del mio Signore venga a me. In quell'espressione c'è tutto, la madre del mio Signore, guarda come una vita alta, quindi piena di Spirito Santo, rende chiare le relazioni, ci fa capire chi sono gli altri e fa capire a noi chi siamo noi. Questa te la lascio. Una lontananza da Dio, fratelli e sorelle, non fa capire all'uomo chi è. E chi sono gli altri e le relazioni? Crea confusione. La lontananza da Dio
crea ignoranza su se stessi e sugli altri, quindi confusione nella relazione con sé e con gli altri. Una vita alta crea chiarezza, sapienza di sé e delle relazioni con gli altri. Buona solennità. Chiediamo, Signore, per intercessione di Maria, il dono di questa vita sempre più alta per poi entrare nella vita piena. Signore, sia con voi e con il tuo spirito. E per intercessione di Maria, assunta, vi benedica Dio che è onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Buona solennità. Vergine celeste, gioia.